Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo canale Tandem. Io sono Stefano. Io sono Gabriele. E oggi inauguriamo il canale con un video dedicato ai Lego. Diciamo che è una precisazione di un video che abbiamo già fatto. Era riferito alle, appunto, ai prezzi di vendita di determinati set Lego sul mercato. E siccome siamo stati, come dire, richiamati all'ordine dai puristi dei Lego, dai collezionisti duri e puri, che ci hanno fatto notare come appunto questi prezzi di vendita, lo ricordo, non siano appunto minimamente in linea con le quotazioni reali. Sì, sono completamente fuori, diciamo, da ogni logica di mercato, però il nostro voleva essere solamente un video curiosità. Sì, esatto. Perché appunto siamo a conoscenza di quelle che sono le reali valutazioni dei set Lego che avevamo indicato nel video precedente e quindi siamo qui per metterli a confronto. Esatto, non saranno tutti e 10 come nel precedente video perché non abbiamo trovato più che altro le quotazioni di alcuni fare e quindi ne faremo 5. Nel frattempo salutiamo gli amici del forum che appunto ci hanno dato questi consigli e queste precisazioni. Trovate il link in descrizione e comunque il forum si chiama Lego Forum Unofficial e come detto Gabriele troverete tutte le indicazioni in fondo al video. Sono okay? State indicazioni importanti. Direi che possiamo cominciare. Cominciamo. Via. Il primo set Lego di cui parliamo è la Statua della Libertà. Nel nostro precedente video abbiamo indicato come prezzo di vendita quello di $5,000, che ricordiamo è il prezzo di vendita di un utente qualsiasi, nel senso, se io ho questo set Lego posso decidere di venderlo alla cifra che voglio, poi non è detto che ci riesca, però l'ho messo in vendita a quella cifra. Qua questa cifra X, e su Amazon si trova a $5,000. Perfetto, la quotazione, cioè il reale valore di questo set Lego... Ah, scusa solo un secondo, sì. Perché queste... Queste quotazioni le abbiamo prese da uno dei siti più attendibili per quanto riguarda le quotazioni Lego e si chiama Brick Picker. Avremmo potuto prenderli anche da un altro sito che si chiama Brick Link, ma abbiamo voluto, diciamo, usufruire delle quotazioni del sito Brick Picker perché è suddiviso anche per area geografica. Esatto, per zone del mondo. La Statua della Libertà, quindi la quotazione reale che dà questo sito, è, per quanto concerne il mercato statunitense, di $1,980. Per quanto riguarda il Regno Unito siamo a 1040 sterline, per l'Europa siamo a 1491 euro, mentre per il dollaro australiano siamo a $1,707. Quindi vedete che rispetto a $5,000 c'è una grossa differenza, ma ripetiamo, quello era il prezzo di vendita che chiunque ha quel Lego può mettere in vendita. C'è una discrepanza incredibile tra i prezzi e i prezzi che noi adesso vi abbiamo indicato si riferiscono ai set Lego non aperti. Non aperti, nuovi, sigillati e perfetti, proprio originali. Andiamo avanti con il secondo set che abbiamo scelto per questo video e si parla del set della Morte Nera, il set 10143, che è in vendita su eBay a $5,605, mentre sul sito brickpicker.com, a seconda del mercato appunto che si vuole andare ad analizzare, negli Stati Uniti d'America la valutazione è di $1,800, in Gran Bretagna 912 sterline, in Europa 1200 erotti, mentre sul mercato australiano di $1,800. Poi abbiamo il set Lego di Star Wars, il Millennium Falcon, che avevamo indicato come prezzo di vendita quello di $7,995. Però in questo caso si parla del Millennium Falcon con il codice 10179. È bene precisarlo. Mentre la sua quotazione è, per quanto concerne il mercato statunitense, di $4,293. Per quanto riguarda il Regno Unito siamo a 2309 sterline, l'Europa 1418 euro e l'Australia a $3,037 australiani. Il quarto set che abbiamo voluto prendere in considerazione per mettere a confronto quotazioni reali con i prezzi di vendita è la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, che è venduta su eBay a un prezzo di $4,723.40, invece ha una valutazione molto molto più bassa. Ad esempio in America valutata $1,600, in Gran Bretagna 867 sterline, in Italia 807, in Europa 870 euro e in Australia $1,593. Come potete vedere anche qui le differenze sono abissali. L'ultimo set Lego di cui vi vogliamo parlare era appunto quello in cima alla nostra top 10, era quello più costoso. Ed è appunto il Taj Mahal, che veniva venduto, ripetiamo, a $12,450. Una cifra spaventosa. Alta e penso che quasi non sia assurda. Sì, nessuno disposto a spendere una cifra del genere per questo set Lego. Anche perché la quotazione reale nel mercato statunitense è di $2,637. Quindi, come
Avete sentito adesso, addirittura il prezzo di questo set è nettamente inferiore al Millennium Falcon, che tra l'altro veniva venduto a un prezzo più basso. Sì, esatto, quindi non ha, vedete che ci sono proprio delle differenze incredibili. Mentre nel, per quanto riguarda il Regno Unito è di 1266 sterline, in Europa è di 1937 euro e in Australia è di 2684 dollari. Speriamo di aver fatto chiarezza con questo video, con i dubbi che appunto erano sorti. Sì, molti, abbiamo provato a chiarire la situazione, non volevamo appunto in alcun modo confondere le acque, era certamente una curiosità quel video di prima. Quindi per chi è collezionista di Lego, amante dei Lego, proprio è un purista, chiamiamolo così, ovviamente i suoi set non vorrà mai venderli. Non li vedrà mai. Per chi invece vuole iniziare pian piano, fare una sorta di investimento in questo piano, in questo settore, con i Lego, ovviamente non dovrà farsi prendere da false illusioni, perché tutto ovviamente non è così roseo come si pensa. Non è tutto così scontato, perché come abbiamo già detto, non è detto che quello che acquistiate oggi, domani, tra un anno, tra un mese, tra 10 anni valga estremamente di più, o comunque non è detto che riusciate a venderlo. Quindi quello che vogliamo dirvi, come noi facciamo i video per divertirci, anche voi quando acquistate il vostro set Lego, acquistatelo per divertirvi. Esatto, poi tutto ciò che avverrà si vedrà, insomma. Va bene ragazzi, questo era tutto, quindi vi chiediamo di iscrivervi se vi piacciono i nostri video e di mandarci suggerimenti. Sono sempre ben accetti. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao a tutti. Ciao.